Perché è importante l'agricoltura? L'agricoltura nasce nella preistoria, esattamente nell'ultimo periodo, nel Neolitico, nell'età della pietra nuova. La nascita dell'agricoltura ha permesso all'uomo di stabilirsi in un luogo, abbandonare la vita da nomade, da raccoglitore e da cacciatore. L'uomo può scegliere di diventare sedentario. Non tutti gli uomini diventano sedentari, abbandonano la vita da nomadi. Molti storici fanno iniziare le guerre in questi scontri fra sedentari e nomadi. La nascita della proprietà privata avviene in questo periodo. Gli uomini, nel momento in cui lavorano un terreno, vogliono ricevere i frutti del loro lavoro, delimitano il territorio oggetto del proprio lavoro. I nomadi non possono accedere ai frutti che gli uomini sedentari raccolgono dopo la semina. Nasce l'esigenza di delimitare il territorio oggetto del lavoro di questi primi uomini che decidono di abbandonare lo stato di nomade per diventare sedentari. Nascono i primi insediamenti che pian piano si allargano fino a diventare delle vere e proprie città. I grattacieli che si vedono oggi non sarebbero mai esistiti se l'uomo non avesse inventato l'agricoltura, al punto tale che molti storici chiamano l'invenzione dell'agricoltura come una vera e propria rivoluzione. Si parla di rivoluzione neolitica. La vita degli uomini cambia radicalmente.